Allora, per le conclusioni affidiamo quindi la replica al signor Sindaco. Grazie Presidente, grazie consigliere e consiglieri. Ho ascoltato il dibattito con molta attenzione e l'ho trovato proficuo e utile. Una prima considerazione, personale ovviamente. Ritengo che i napoletani in questo momento ci chiedano il massimo impegno per la città. Alcuni interventi di oggi andavano in quella direzione, altri erano interventi, per carità, legittimi, che però riguardavano più tematiche, anche quelle legittime, ma credo che se qualcuno oggi ha ascoltato una parte del dibattito, tutto diciamo incentrato a su spostamenti di persone che passavano da un gruppo all'altro, ritengo, per come conosco la città, che probabilmente si ha difficoltà dopo a scendere per strada e trovare qualcuno che ti stringe la mano, perché oggi credo che la città vuole dal Consiglio Comunale, magari unito, non è facile, con un profilo istituzionale alto, con un'intesa istituzionale e politica forte, lavorare per affrontare la pandemia sociale ed economica. Poi è chiaro, ci saranno le scadenze elettorali, io personalmente mi auguro di arrivare alla fine del mandato. Mi auguro di poterlo fare diversamente dei primi 4 anni con un'ancora maggiore collaborazione costruttiva tra maggioranza ed opposizione. Poi se altri legittimamente vogliono pigliare altre strade, cioè, personalmente non mi interessa, cioè, il mio è un servizio alla città. Al sindaco oggi viene chiesto di affrontare la crisi, rilanciare la città e avere una visione. Quindi su questo disponibilità, come vi ho detto, lo dico anche qua, nel consesso più importante, disponibilità ad accogliere tutte le istanze costruttive indipendentemente se esse provengano dalla maggioranza o dall'opposizione. Il Consiglio Comunale in questo momento ha un ruolo fondamentale, perché ognuno di noi, anche io sono un consigliere oltre che sindaco, ognuno di noi ovviamente sa, conosce le tensioni, le speranze, le preoccupazioni, le ansie, che non è che l'emergenza sanitaria è finita. Stiamo provando a far convivere l'emergenza sanitaria con l'emergenza sociale ed economica e il tentativo a ripartire nella consapevolezza che vedo interessa pochi, non qua dentro, anzi qua dentro ci sono diversi interventi, fuori da qui nei piani alti del nostro paese, il tema della criminalità che sta là, che ha liquidità, non ha burocrazia, sa dove andare e deve riacquistare consenso, mi sembra, lo dico sommessamente, che non sia una priorità in questo momento del Paese. Vediamo ad alcune considerazioni che penso possano interessare quest'Aula, non prima però davvero di ringraziare i napoletani. L'avete detto anche alcuni di voi e l'ho apprezzato, perché credo che i napoletani abbiano dato, soprattutto nella fase 1, che era quella più importante, una grande prova di responsabilità, di maturità, di rispetto delle regole. Pochi si sono interessati dei bambini, che è significato per i bambini di Napoli stare oltre 2 mesi chiusi in casa, i giovani, gli anziani, i diversamente, insomma una prova di grande maturità. E sono rimasti a casa perché sono responsabili. I napoletani è un popolo, noi abbiamo diversi difetti, ma quando la storia bussa il napoletano sa dove andare. Il napoletano ha fiutato che stava accadendo in Lombardia, il napoletano conosce che tenevamo solamente 300 posti di terapia intensiva in tutta la Campania per 6 milioni di abitanti. Il napoletano non è stato a casa perché qualcuno l'ha minacciato con lanciafiamme. Questa è una mia opinione personale. Poi tutti quanti hanno detto di stare a casa, ognuno l'ha fatto con le proprie caratteristiche. Chi ha usato il lanciafiamme, chi ha fatto degli appelli responsabili, chi l'ha fatto in un modo, ma di stare a casa l'abbiamo detto tutti. E io ringrazio i napoletani. Detto questo, il dovere di ringraziare tutti quelli che nella fase 1 hanno lavorato. E non vi credete che chi andava la cassiera del supermercato, l'operatore delle società partecipate, il poliziotto municipale, il dipendente del servizio essenziale, le forze di polizia, non è che non avessero paura. Questo ce lo siamo dimenticati. Qua c'è gente che si è caricato comunque un senso di comunità a cui noi dobbiamo portare rispetto e gratitudine, perché abbiamo avuto contagiati e morti anche nelle nostre articolazioni. Non ce lo dimentichiamo, ASIA, ANM, contagiati anche nella polizia locale. Insomma, il numero dei contagi non è stato altissimo a Napoli, ma siamo arrivati quasi a 1000
considerando che la regione che ha fatto il minor numero di tamponi o quasi, insomma il numero sarà stato pure più alto. Quindi complessivamente, e poi ci tengo a nome mio personale, ma so di interpretare il pensiero non solo dell'amministrazione, ma credo di tutto il Consiglio, sono certo, la gratitudine enorme, qua c'è anche Mario che saluto con affetto, che è stato uno dei contagiati e dei ricoverati, il ringraziamento enorme che mi sento di fare ai medici, agli infermieri, a persone che hanno lavorato all'inizio senza dispositivi di sicurezza, senza mascherine, senza nulla, e che sono andati là, come dire, a prestare soccorso nella consapevolezza di potersi contagiare. Alcuni si sono contagiati, alcuni a loro volta hanno contagiato, e quindi il tema, come dire, di un dibattito, io lo direi già da adesso, se il Consiglio è d'accordo, un tema sulla sanità in città complessivamente, luci, ombre, smantellamento della sanità pubblica, io credo lo dovremmo affrontare, che pure questo è un argomento che non è centrale nel paese, che le responsabilità sono talmente enormi nel nostro paese negli ultimi 20 anni sulla sanità che forse è meglio non parlare, e quindi è più semplice dire che il colpevole è il cittadino. Questo è un altro mantra che sta avanzando nel lockdown, ma anche adesso: il responsabile di tutto è il cittadino. L'abbiamo visto col Bosco di Capodimonte. Io ho letto le motivazioni, all'inizio chiude il bosco perché ci sono le infrazioni dei cittadini. Mi sono accertato, ho chiamato il direttore, alla fine ho capito che il bosco mica si è chiuso per i cittadini, anzi i cittadini, magari uno sarà stato multato su 10.000, 20.000 che entravano, si è chiuso per vertenze di altro tipo. Veniamo al governo. Io ho il dovere anche di comunicare a quest'Aula che noi venerdì abbiamo fatto una riunione molto importante, perché quando poi parliamo di sindaci parliamo anche di Consiglio Comunale, quindi non è il sindaco staccato dal Consiglio Comunale. Venerdì abbiamo fatto una videoconferenza, secondo me importantissima, tra i sindaci delle città metropolitane, dove abbiamo deciso una linea, e i sindaci ci stavano, i sindaci ovviamente, come sapete, sia di centrosinistra, di centrodestra, 5 Stelle, autonomi come me e come noi. La linea è totale insoddisfazione, totale insoddisfazione, i toni molto più alti, qua siamo in un consiglio, mantengo un tono sobrio, ma insoddisfazione assoluta sulla linea finora adottata dal governo nei confronti delle città. Quindi parte una lettera nella giornata di oggi, forse è stata già inviata al governo, nel quale chiediamo che entro pochi giorni deve prendere una serie di misure nei confronti delle città. Sono misure economiche, che il governo non può trattare le città meno di un'azienda che paga le tasse all'estero. Quindi abbiamo chiesto di mettere le misure economiche necessarie e ridare ai sindaci, e quindi anche ai consessi democratici come questo, il potere e la responsabilità. Io non so se alcuni di voi l'hanno affrontata la questione, ma noi sindaci, per senso di responsabilità, nella fase 1 abbiamo consegnato i nostri poteri di ordinanza al governo. Secondo me è stato anche un eccesso, però nella fase 1 il presidente dell'ANCI ha ritenuto di adottare questa posizione, noi l'abbiamo sostenuto. Adesso è cambiata la musica, cioè le città non le può decidere il presidente della regione, vuoi che si chiami Fontana, De Luca, Emiliano, perché le regioni devono fare altro. Le regioni non conoscono i mercati, le regioni non conoscono il commercio, le conoscono i sindaci. I sindaci hanno il diritto, dovere, di decidere la città che vogliono, nella cornice ovviamente del rispetto delle norme sanitarie. E proprio perché vogliamo rispettare le norme sanitarie, noi sappiamo valutare meglio che il pericolo per la salute diminuisce se tu utilizzi più spazi pubblici e non comprimi gli orari. Se tu restringi, chiudi il bosco qua, restringi lo spazio là, l'occupazione non la vuoi dare, riduci gli orari, alle 23 la pizza la puoi portare solo in poche ore, anche un bambino capisce che se restringi tutto le persone si proiettano tutti in un determinato luogo e tutti in una determinata ora. Beh, l'avete visto che cosa è successo questo fine settimana, scusate. Andate a vedere nei luoghi, diciamo, della cosiddetta movida, ma anche nei luoghi non della movida, anche da un punto di vista di decoro e di pulizia, come si è presentata la città domenica mattina e stamattina. È evidente che noi dobbiamo fare l'inverso, noi dobbiamo chiedere un patto di responsabilità, cittadini, operatori economici, amministrazione. Guardate,
qua non è sei con la Movida o contro la Movida. Io in vita mia la Movida per esempio non l'ho mai fatto, non è un tema di Movida, è un tema di come vogliamo ripartire, salvaguardando il diritto alla salute, ma vogliamo riprenderci anche altri diritti. Il diritto al lavoro, ma come lo coniughi se non ripartiamo mai? Il diritto all'economia, il diritto alla mobilità, il diritto a vivere, il diritto a uscire. Questo criminalizzare le persone che escono. L'altra volta uno mi ha detto: sindaco, ma la vede questa via del centro storico? Ci stanno tutti questi ragazzi. Mi scusi, ma c'è il divieto di uscire di casa. Noi siamo 1 milione di abitanti. La nostra città quella è. Anzi, proviamo ad aprirgli gli spazi. Quindi con l'ordinanza noi ordineremo anche ad alcune articolazioni a noi vicine che devono aprire. Deve aprire il bosco di Capodimonte, deve aprire la mostra d'oltremare, deve aprire le terme di Agnano, deve aprire l'ippodromo, deve aprire l'ex area NATO, devono aprire tutti i luoghi. E dobbiamo consentire che nei parchi si possa vendere il gelato, si possano fare attività economiche, regolamentare e legittimare le attività di ambulantato. Conoscete come me questa città. Quanta gente che vive di economia della giornata, quanta gente che vive dell'economia circolare, quanta gente vive dell'arrangiarsi. E secondo voi queste persone in questi 3 mesi non sono state attratte dalle sirene delle persone che conosciamo? Dice: non ti preoccupate, Don Chie soldi, non ti preoccupare, portami sta cosa da qua là, ti do 2000 euro, riprendiamola subito, facciamolo insieme. Un modello estivo, non permanente. 3 mesi in cui regolamentiamo l'attività di ambulantato, le attività commerciali, l'occupazione di suolo pubblico. Partiranno delibere di proposte al Consiglio su cui lavoreremo in commissione in questi giorni insieme a voi, alcune le anticiperemo con l'ordinanza in modo di essere efficaci già il fine settimana prossima. Più occupazione di suolo pubblico, più aree pedonali, occupazione di suolo pubblico non solo per la ristorazione. Ho sentito gli interventi, non è solo il tema della ristorazione, anche uno che vende libri, anche uno che vende abiti, visto che se tu entri nel negozio c'è il pericolo di assembramento e il negozio che esce per strada. Certo, dobbiamo riprendere ANM, l'abbiamo parlato con Enrico, devono riprendere gli orari, anche qui il governo ci deve aiutare, perché se possono entrare solo 80 persone, voglio dire, nella metropolitana, è chiaro che per quanto possiamo aumentare un po' gli orari, quindi qua anche ci auguriamo che ci arrivi un allentamento. Quindi non è De Magistris contro quell'altro, e ognuno deve avere il suo ruolo. Noi non siamo né amministratori di condominio, lo dico con tutto il rispetto ovviamente per gli amministratori di condominio, ma il sindaco è nata cosa. Non siamo esecutori testamentari di un fallimento annunciato, e non voglio essere ufficiale di governo. Cioè il sindaco non è quello che deve andare a misurare la distanza del tavolino, e come vedo già in queste ore vogliono far passare gli assistenti civici, avrete letto, come le ronde. Ma qua ronde, l'assistente civico deve essere quello che supporta per esempio la protezione civile sui mercati, oppure li supporta per aprire i parchi, visto che non abbiamo personale. Ma insomma, come vogliamo ripartire? A me questo dibattito sinceramente delle persone per strada mi sembra surreale. Noi dobbiamo chiedere responsabilità, utilizzo delle mascherine per quanto è possibile, perché mo arriviamo a 40 gradi, vagliela a dire a un operaio che sta su un cantiere, dire a 40 gradi però tu hai lavorato con la mascherina messa qua, cioè è tutto complicato. Ma la caccia al colpevole nel cittadino e nell'operatore economico, il sindaco di Napoli non ci sta. Io l'ho detto anche ai miei colleghi sindaci, loro fanno la corsa a chiudere, Brescia chiude alle 9:30, Torino chiude alle 19, ma no, io non sono proprio d'accordo, esattamente il contrario. Noi teniamo da 15 giorni quasi il contagio zero, dobbiamo dire alla gente: attenzione, non è liberi tutti, perché il pericolo c'è, il virus c'è, ma col virus ci dovremmo abituare a convivere. Il virus non se ne va fra 15 giorni, quindi noi dobbiamo essere bravi a coniugare il diritto alla salute con il resto. Guardate, noi abbiamo già avuto un buco di 230 milioni, la manovra del governo sapete quanto ci dà? A quando arrivano? Ci daranno un acconto che va tra i 10 e i 15 milioni, poi il resto, che sono una 40 milioni, arriveranno dopo tavoli di vario tipo quest'estate. Vi ricordate il dibattito sulla cultura? Noi non abbiamo la tassa di soggiorno, abbiamo chiesto al governo rifinanzia la tassa di soggiorno, almeno organizziamo l'estate nelle nostre città d'arte. Franceschini disse di sì, poi è andato al MEF, Gualtieri ha detto no, poi siamo riusciti a spuntare 100 milioni, siamo andati a vedere, insomma, questi 100 milioni se arrivano, arriveranno a estate già consumata. Quindi alla fine, voglio dire, noi dovremmo non più friggere il pesce con l'acqua, ma provare a fare delle cose
senza il pesce sicuramente, con l'acqua forse, grazie ad ABC che ringraziamo per quello che fa, forse l'acqua ci rimane, però per organizzare degli eventi questo diventa tutto più complicato. Ci proveremo lo stesso, perché in qualche modo questa città ha dimostrato, e con l'aiuto anche delle forze politiche, anche in città metropolitana stiamo facendo un ragionamento per cercare di sostenere i comuni, stiamo facendo un lavoro importante. Non capisco poi perché qualcuno, come dire, rimprovera il fatto che in città metropolitana ci sia un'intesa istituzionale nella quale si lavora bene. Vorrei ricordare che stiamo facendo un lavoro incredibile, che nessuna città d'Italia si è riuscita a fare e dare risorse a tutti i comuni in maniera assolutamente democratica. Poi l'hanno già detto gli assessori, e devo sinceramente ringraziare anche i consiglieri comunali, non solo della mia e della nostra maggioranza, ma anche alcuni dell'opposizione, perché si è fatto un lavoro difficile. Qua nessuno era attrezzato a affrontare una pandemia, una città come Napoli, col debito storico, senza risorse umane, cioè, voglio dire, è stato fatto un lavoro importante. Gli errori li abbiamo fatti, ma sicuramente, chi è che non fa errori in contesti di questo tipo? Però, scusate se poco, se il Consiglio Comunale approverà, come io credo, la nostra delibera di indirizzo sull'annullamento delle tasse fino al 31/12 del 2020, stiamo parlando di una misura che di quasi 1 miliardo di euro. E beh, questa non è proprio una cosa che, se il Consiglio Comunale la fa, è chiaro, dice, ma tu le altre risorse da dove le prendi? Le prenderemo, perché come hanno detto i sindaci al governo, non possono fallire i sindaci d'Italia, i comuni d'Italia, le amministrazioni d'Italia. Vedetevi le dichiarazioni di questi giorni, no? Non è De Magistris contro il governo, ma non mi pare. Il sindaco di Firenze, che è del Partito Democratico, ha aperto l'altro giorno su Repubblica Firenze, il governo ci prende in giro. Sala, sindaco di Napoli, che pure credo, se non so se è iscritto al PD, comunque è del Partito Democratico, è venuto il momento del governo dei capaci. Orlando, certo, io alzo sempre un po' il tono, sono autore, però voglio dire, mi pare che i sindaci sono in linea. Venezia ha detto la stessa cosa, Roma ha detto la stessa cosa, Genova ha detto la stessa cosa. Beh, sono i sindaci che si lamentano, ma di che parliamo? E guardate che non è contro il governo, perché io sono il primo sostenitore del governo, perché gli italiani oggi devono stare uniti al governo. Però se il governo è inadeguato, se il governo ci sta portando a morire, io penso che i sindaci lo devono dire questo, proprio per fare stare vicino al governo, perché se non lo diciamo vuol dire che stiamo consegnando il paese alla sconfitta. Io apprezzai quando il Presidente del Consiglio parlò in una conferenza stampa, disse: i sindaci sono le sentinelle del territorio e noi le ascolteremo. Ho capito, ma se il generale non ascolta le proposte delle sentinelle e non accoglie le proposte, è un generale che si sta preparando a perdere la guerra. Questo è evidente, l'abbiamo detto in tutti i modi, in tutti i modi. Quindi c'è sia quello che dice il consigliere Coppetto poc'anzi, c'è una fase politica importante, che è quella della conversione, e ben vengano il ruolo dei partiti, che so che non mancherà questo apporto. Però io mi auguro anche che sia venuto il momento che il governo faccia un decreto sui comuni d'Italia. I comuni d'Italia che hanno chiesto una manovra, sapete quanto ha messo il ministro delle finanze della Germania sui comuni? 60 miliardi di euro. Ma dici tu la Germania? Tre il governo italiano. Tre. Abbiamo chiesto delle misure senza, che non costa niente. Le norme sul predissesto e sul dissesto non costano un euro e danno fiato a comuni come Napoli, Reggio Calabria, Catania, Messina, niente ancora. Abbiamo chiesto cassa depositi e prestiti, prenditi i crediti che noi abbiamo nei confronti di altre istituzioni e ci dà liquidità, niente. Dacci 200-300 milioni di liquidità e prenditi in garanzia 2-3 beni patrimoniali importanti, niente. Scusate, ma allora perché? È incompetenza, io non lo so, non so che pensava, io faccio un'analisi oggettiva. E ripeto, vedrete in queste ore quanto salirà il livello di attenzione dei sindaci, perché noi siamo pronti all'interruzione delle relazioni istituzionali col governo se entro 15 giorni non verranno accolte le nostre proposte. Questa è la linea Maginot dalla quale non si può più andare, perché il tempo ormai sta scadendo. Quindi lavoreremo in una direzione che porta a far riprendere la città, in cui chiederemo il vostro contributo sugli asset culturali, perché cultura significa promozione e immagine della città, il sociale, dove dobbiamo impiegare il nostro personale, ma anche quello del volontariato e del terzo settore, per stare vicino alle fragilità,
portare i bambini, se possibile, nei parchi, nelle spiagge, nei cortili delle scuole, così come le persone anziane, diversamente abili, insomma costruire un senso di comunità nelle prossime settimane, più occupazione di suolo pubblico gratuito, più pedonalizzazioni, mobilità pubblica e alternativa per quanto possiamo, più luoghi aperti in cui fare anche attività economiche. Insomma, io credo che noi ci giochiamo una grande partita. Ho sentito alcuni interventi, anche Salvatore Pace da ultimo, cioè chi meglio riesce a costruire in questo momento il senso di una città, qualsiasi città del mondo, che riesce a mostrare un'immagine che non è né di desertificazione né uguale a come era prima, ma saper riconquistare quel senso di solidarietà sociale, di fratellanza e di diverso rapporto tra persona e natura, tra persona e territorio, e noi riusciamo a lanciare nel mondo, da napoletani, l'immagine di una città che riparte dal suo senso di identità, io credo che questo ci porterà immediatamente dopo una grande ondata di ritorno da un punto di vista di immagine, di promozione e di cultura, e che è su questo punto che si è innestato in particolare l'incontro col Presidente della Regione, che ovviamente, vabbè, io ho letto di tutto, anche questo è legittimo in questi giorni, tu Mario mi hai chiesto di dire, è chiaro, un incontro di 35 minuti, è stato un incontro secondo me utile, è stato un incontro istituzionale, non si è parlato di regionali, non si è parlato di politica di questo tipo, si è parlato di questo, che Napoli e la Campania nell'immagine nazionale e internazionale hanno dato la prova positiva di aver retto comunque un'onda d'urto, e quindi un'immagine positiva. Adesso insieme due istituzioni con due personalità che hanno posizioni politiche assai differenti, oltre che posizioni differenti su tanti altri temi, che cosa possono fare per mettere in campo le migliori azioni per affrontare una situazione sociale ed economica molto complicata e per rilanciare l'immagine dei nostri territori, l'immagine dei nostri territori, un sud vincente. Guardate, ma voi ve la ricordate la declinazione che è passata all'inizio di questa storia? C'era una trasmissione televisiva, una sì e l'altra no, che dovevano per forza dare l'idea che noi facevamo schifo pure ai tempi della pandemia. E sono dovuti ricredere, perché la difesa che abbiamo fatto della città è stata forte, è stata forte. E questo è il sud forte che a me piace. E come sapete, perché ormai mi conoscete da tempo e l'ho detto anche in momenti meno difficili, io ho sempre pensato che il sud non è zavorra, il sud è la vera ricchezza, perché noi abbiamo quella capacità di soffrire, di resilienza, di fantasia, di creatività e anche di essere visionari. In epoche più antiche si diceva certe volte l'immaginazione al potere, nel 68, no Elena, ti ricordi? Tu che sei una compagna. L'immaginazione al potere. Beh, oggi c'è bisogno di immaginazione. Perché molto, molta. Non devo dire, non utopia, ma visione e immaginazione sì. E io non credo che si può ripartire da un'idea come sta passando in questi giorni, perché la situazione è molto difficile. Io penso che se non siamo bravi tutti quanti come comunità, il rischio che le persone che rimangono a terra per l'epidemia sociale ed economica possono essere di gran lunga superiori, almeno a Napoli, di quella che è stata ed è ancora una grave situazione sanitaria. Quindi io mi sento, nel concludere, di chiedere non solo qua dentro un clima istituzionale corretto nell'interesse della città, poi ognuno farà le sue valutazioni. Io penso che sia una bella pagina se noi riusciamo a costruire un percorso insieme, sperando di arrivare alla fine della sindacatura, e un patto poi tra il Comune di Napoli, il Consiglio Comunale, il Sindaco, i cittadini, i lavoratori, le imprese. Perché guardate, in questi anni soprattutto abbiamo dato un'alternativa a chi diceva che non c'era alternativa alla devianza. Vi ricordate? La letteratura del solo tutto negativo? Abbiamo lavorato su quella linea di confine? Abbiamo convinto tanta gente che si poteva mettere a lavorare nelle botteghe artigiane, nelle trattorie, nel turismo, nella cultura? Ci vuole niente, un battito d'ali di farfalla, perché tutta questa gente, vrum, va a un'altra parte. E la città deserta, secondo voi chi la occupa? Quello che fa la rapina, quello che ti dà la coltellata, quello che fa il padrone di turno, la stesa. E secondo voi, se non arriviamo prima noi, e soprattutto lo Stato, perché noi abbiamo fatto quello che potevamo, e vi do atto che ce l'avete anche detto, se non rifinanziano un'altra volta quella misura, gliel'abbiamo chiesto in tutti i modi,
una misura di protezione civile per dare un'altra volta le risorse per arrivare nelle case delle persone che non hanno un piatto da mettere a tavola. Secondo voi chi arriva là? Arriva là e dice non ti preoccupare, quando ti serve? 2000 euro, stai tranquillo, no 2005, poi ci vediamo a settembre. E secondo voi per quello che non riesce ad alzare la saracinesca, perché sapete come me che c'è gente che ha addirittura paura di riaprire la trattoria, paura di riaprire il negozio, si presenta quello e dice non ti preoccupare, ci penso io. All'azienda che non riesce più ad andare avanti, ti preoccupare, ci penso io. Vabbè, per adesso assumi questo, poi fra un po' arriva da lui, dice non ti preoccupare, dammi il 30%, dammi il 50%. Si iniziano a pigliare i locali artigianali tipi, anzi io penso che il Consiglio Comunale di Napoli debba mettere anche un vincolo sulle attività della nostra città, proprio in questo momento, fare un vincolo da San Gregorio Armeno alle altre parti, non consentire che arriva qualcuno, si piglia la bottega artigiana e ci mette il mordi e fuggi. Cioè guardate, la partita è molto delicata, è molto delicata, non ci vuole niente a passare al contagio criminale, lo sapete, non ci vuole niente a trasformare l'esasperazione in rabbia, in conflitto, in ordine pubblico, in questione criminale. E questo non è un tema solo del sindaco e nemmeno figuratevi delle forze di polizia che già arrivano, quando arrivano ha già perso, quando arriva il magistrato, la forza di polizia abbiamo già perso la partita, è una partita democratica e io penso che noi ce la possiamo fare, se la facciamo insieme questa cosa, io penso che un risultato al di là della politica, io vivo anche, sono convinto anche voi, io vivo molto di etica, vivo molto anche di spirito, non solo di corpo, cioè per me questo è un tema filosofico, umano, etico, politico. Poi ognuno si farà la propria partita, ma se noi saremo quelli che nell'epoca della pandemia non ci siamo divisi, se tu sei passato dalla città al Partito Democratico, quell'altro è andata a Italia Viva, quell'altro, cioè queste sono dinamiche della politica, però adesso la città secondo me ci chiede, ma voi quando c'è stato quel bordello, cioè che avete fatto? Io almeno come sindaco mi carico questo è il mio ruolo, lo sento. Lo sento da napoletano, lo sento da sindaco, avverto la responsabilità e ho fatto cambiare anche la linea a Lanci, una linea che era diventata troppo morbida. Adesso è il momento dei sindaci, è il momento delle città e quindi è il momento dei consigli comunali, è il momento del popolo italiano, che l'Italia è l'Italia dei comuni, cioè senza comuni l'Italia non riparte. O il governo lo capisce o glielo faremo capire ed è per questo che io farò, se ne facciano una ragione la regione, il governo. Ho sentito il ministro che oggi diceva che io non posso fare le ordinanze, caro ministro, l'ho anche telefonato, quindi lo dico qua, caro ministro, tu non sai nemmeno quello che io sto pensando, di che ti preoccupi? Ti preoccupi che noi stiamo cercando di coniugare il diritto alla salute col diritto a vivere, il diritto alla salute col diritto al lavoro, il diritto alla salute col diritto all'economia, basta, adesso noi ci vogliamo piare responsabilità e poteri e le risorse ce le veniamo a prendere. Perché se si mettono contro i sindaci il governo cade, se il governo si mette contro i sindaci d'Italia il governo cade, vado io dal notaio, ve lo segno, a proposito di notaio che dice Enzo Moretto prima, e non saranno tre firme, ci vanno tutti i sindaci delle città metropolitane, perché adesso non si scherza più, fase 1 pesantissima, fase 2 pesantissima, dobbiamo arrivare alla fase 3 e non ci possiamo avere con i suicidi, con i morti a terra, con la criminalità, con un contagio che può ritornare. Dimostriamo di poter vincere il virus, ma di poter anche ricostruire quel senso di comunità. E io mi impegnerò al massimo, e davvero chiudo, a farlo con tutti voi. Spero di riuscirci. Gli incontri che abbiamo fatto, io ne ho tratto l'infa positiva, ho visto rispetto da parte vostra, ho visto attenzione, ho visto sensibilità. Sta a noi che governiamo di non deludere le aspettative di chi pensa di poter contare, tra virgolette, nell'interesse della città, e chiediamo anche alla città di starci vicino, perché ovviamente non è che noi possiamo fare miracoli, però insieme Napoli è una città che può dare il contributo all'Italia e soprattutto può essere un laboratorio politico, istituzionale, sociale, economico e umano, come sempre, perché con l'umanità che poi si riesce ad arrivare lontano. Quindi grazie per questa giornata importante e io, per quanto mi riguarda, andrò avanti fino a quando avrò ovviamente la fiducia della maggioranza, ma mi auguro anche la fiducia istituzionale e quindi anche politica in senso nobile da parte di chi non ci sostiene.